Che meraviglia! Ogni volta che torno in quest'isola la trovo sempre più bella e selvaggia. Non siete d'accordo? Tutti d'accordo, papà. Solo che ogni anno dici sempre le stesse cose. Non infierire sul vecchio genitore. Dovresti saperlo che ci resta male. Michele? Sì, zia. Quando sbarchiamo non dimenticare di prendere i miei fucili. Sì, certo, ma mi spieghi a cosa ti serviranno? Ho intenzione di andare a caccia. Oh, pretesa assurda, cara zia. Non ci sono uccelli di passo in questa stagione. Ah, che idiozia venire ad annoiarsi su quattro scogli. Se non ti andava, perché sei venuta? Potresti evitare di dire sciocchezze, sai bene che mi hanno costretta. Ma di piuttosto che ti mancheranno i tuoi amanti. Cara, perché non pensi alle corna che metti a tuo marito? Dov'è che attracchiamo? Al piccolo molo sotto la villa. Ma non è pericoloso? Stia tranquillo, il fondale è più o meno di 6 metri, per questa barca è sicura. Le mie voci mi dicevano che avremmo dovuto rimandare la partenza. Mi hanno avvertito, le mie voci. Non andare, Patrizia, non andare! Ecco che ricomincia la maga. Sangue, sangue! Vedo sangue dappertutto! Sento che presto succederanno cose terribili! Il freddo gelido della morte ghiaccerà il cuore e l'anima sparirà laggiù, nel buio baratro della notte! Calma. Non agitarti così. È meglio che tu vada di sotto a riposare. Voi non mi credete, ma ve ne pentirete! Tua sorella è decisamente pazza. Cerca di essere più gentile. In fondo sei mia moglie. Vorrei che te ne ricordassi un po' più spesso. O chiedo troppo. Se non ti lasci andare alla solita crisi epilettica, vorrei farti una domanda. Cioè? Tuo padre ormai è un vecchio rimbambito. Smettila. Perché non ti prepari? Direi di scendere subito alla spiaggia a fare un bagno. No, devo finire di disfare i bagagli. Io vengo dopo.
Che ci fa questa pistola nella tua valigia? La porto sempre con me da quando quei due ragazzi mi aggredirono per strada. Ho paura. Ma su quest'isola non ci sono teppisti. Hai ragione. Su quest'isola ci sono soltanto dei gentiluomini, che come al solito si divertono a sbranarsi tra di loro. Ma che c'è, Carla? Sei in vena di fare del sarcasmo? No, sono in vena di dire tutto quello che penso. In ogni caso, almeno finché restiamo sull'isola, quest'arnese non ti serve. C'è molta tensione fra Michele e Lorenzo. L'hai notato? C'è sempre stata. Si sono cordialmente odiati fin da bambini. Credo che odino anche me, che sono il padre. Non mi sembra una buona idea farli abitare tutti e due sotto lo stesso tetto. E perché no? In fondo sono fratelli. Sì, come Caino e Abele. Ma dov'è? Avanti, Giulia, andiamo. Cosa stai cercando? È il boccaglio del respiratore, ero sicura di averlo preso. Sarà finito nella stanza di qualcun altro. Lo troverai dopo. Ma tu avviati pure. Fa presto. Patrizia, ma cosa fai là? Ancora non sei pronta? Li senti? Sentire cosa? I gabbiani. Ma che, non ce ne sono più su quest'isola da anni ormai. Ma dov'è che li vedi, eh? Dove? Dove? Non li vedo, ma li sento. Sai perché fanno questo grido che sembra un lamento? Sono le anime di tutti i navigatori annegati in mare. Tempi scorsi allegri tuoi, Oh, forza, Patrizia, andiamo. Come si può essere felici e allegri, sereni, su quest'isola dove la morte si respira nell'aria? E smetti, Laura, stai esagerando. Io non vengo. Ho mal di testa. Questo è il tuo mal di testa. Questo! Padre ci sta osservando. Meglio essere prudenti. Non vorrei che si arrabbiasse rovinandoci le vacanze. Oltre che per denaro, l'hai sposato perché non è geloso, vero? Geloso no, ma capace di uccidere sì. Ah, ecco tua moglie. Sai perché lei sopporta che tu la tradisci? Perché è una frigida. Hai ragione. Ma oltre che frigida, è anche stupida. Allora dimmi per quale motivo l'hai sposata. Non lo so, forse per curiosità. O forse per il suo patrimonio. Ho bisogno di bere qualcosa.
perché non fai un salto alla villa? C'è un bar fornitissimo a tua disposizione. Sì, ottima idea. Mi accompagni? Certo, andiamo. Guarda Greta, sta cercando di sedurre suo cognato. E Lorenzo, lascia fare. Oh, mio fratello è buono. Ormai ci ha fatto l'abitudine. Aspetta, non correre. Ma tanto ti prendo, sai. Oh. Vuoi bere? No, grazie. Oh, che caldo. Torniamo sulla spiaggia? Aspetta. È lei, la morte. È tutta la sera che questa carta mi perseguita. È un incubo. Tu sei una sadica, parli sempre di morte. Patrizia è una veggente, una vera indovina, e riesce sempre a prevedere il futuro. Per adesso riesce solo a spaventarci maledettamente. Più scampo. Vieni, è per te. No, grazie. Lo sai che non bevo. Per una sera puoi fare uno strappo. Per favore, non insistere, ti prego. Niente alcol, niente fumo e niente donne. Cosa avete da ridere? Stiamo puntualizzando l'astinenza di tuo marito. Non la trovo affatto una cosa divertente. Anzi, mi sembra un argomento estremamente penoso. È per questo, cara, che tu soddisfi certi desideri fuori casa. Beh? Che ti prende adesso? Da un po' di tempo è nervoso. No! Questo no! Tu non puoi parlare. Tu che sai e sopporti che qualcuno vada a letto con tua moglie. Idiota. Non essere suscettibile, papà. Tanto non ce ne frega niente a nessuno. Scusaci, Lorenzo. A volte il sarcasmo a tutti i costi diventa di pessimo gusto. Per favore, di a tuo marito che è un grandissimo cornuto. Ma cosa ha detto di tanto grave? Lo sanno tutti che non uscivi da un convento quando ti sei sposata. Ma dopo il matrimonio sono cambiata, e tu lo sai bene. Sì, è vero. Adesso non ti fai più pagare, adesso lo fai gratis. Sai come dice il proverbio? La mignotta perde il pelo, ma non il vizio. E tu non l'hai perso, anzi.
Cosa stai facendo? Ti ho preparato il latte in polvere. Tieni, c'è anche la solita dose di sonnifero. Ma che strano sapore ha questa sera. E su quest'isola dove trovarlo il latte fresco? Non vieni a letto? No, non sono stanca. Ma dove vai? Giù, nel salone. Vorrei sentire un po' di musica. Greta, non andare. Che ti prende? So che Walter ti sta aspettando. Non andare. Walter o un altro è lo stesso. Ora esageri. Non farmi perdere la pazienza, Greta. È meglio che tu resti qui. Non essere ridicolo, Lorenzo. Te lo ordino. Io non prendo ordini da nessuno. Finalmente. Non potevo prima. Greta. Ma cosa c'è? Sei nervosa? Mio marito ha avuto una crisi di gelosia. Erano anni che non succedeva. In fondo lo capisco. Deve essere l'atmosfera di quest'isola. Mi sembri triste. No, no. È che avverto qualcosa di strano. Non crederai a quello che dice Patrizia. Dov'è Giulia? Ah, non lo so. Di a tuo fratello che mi sto seccando e gradirei che si prendesse più cura di sua moglie. Su, ancora un poco. Ecco, ci siamo. Mi hai fatto bere. Su. Michele! Carla, ma che le succede?
È uno dei soliti scherzi di Carla. Io invece credo che si senta male. Michele, tua moglie sta male. Ma che, non preoccuparti, è solo uno stupido scherzo. Ma gridava con disperazione, come se stesse affogando sul serio. Idioti, ma che aspettate ad aiutarla? Andiamo. Io vado di qua. Chiama Michele e avvertiamo gli altri. Dobbiamo cercarla con il motoscafo. No, troppo tardi. Bisogna avvertire la capitaneria di porto nel continente. E come? Con la radio di bordo. Su, andiamo alla yacht. Dov'è lo yacht? Forse i marinai l'avranno portato al largo per lo scarico dei rifiuti. O si saranno ubriacati. Imbecilli! Imbecilli! Prendiamo il motoscafo e cerchiamolo. Sì. Sciogli. Ma che succede? Non lo so. Qui mancano le candele. Eppure stamattina c'era. Sono andato a pesca. E non ne abbiamo di riserva. Qualcuno deve averle portate via. Sì, avete ragione. C'è qualcosa di strano in questa storia.
Prima sparisce lo yacht, poi il motoscafo è stato reso inutilizzabile. Inoltre c'è un'altra cosa che non mi convince. La scomparsa di Carla. O la sua morte. Ma allora siamo prigionieri, non possiamo abbandonare l'isola. Isola maledetta. Maledetta. Voglio andar via. Via! Ricopri il motore. Giulia, lasciami solo stasera. Su, non essere nervosa. La morte di Carla mi ha sconvolto. Ti capisco. Ma che vuoi farci? Era mia moglie. Soltanto ora te ne ricordi? Troppo comodo, no? Scusami. Non volevo offenderti. È che ho i nervi a pezzi. Non importa. Vuoi bere qualcosa? Sì, grazie. Un whisky. Senza ghiaccio. Sì. Giulia, dov'eri quando è accaduta la disgrazia? Perché me lo chiedi? Si sospetta che qualcuno abbia tirato Carla sott'acqua. Parla chiaro, a cosa vorresti alludere? Lorenzo ha fatto notare che oggi tu non c'eri. Ma è assurdo. È una volgare insinuazione. Tu lo sai che Carla era una paranoica. Quante volte ha finto di suicidarsi? Solo che oggi ha esagerato, ecco tutto. Sicuro? Ha esagerato. E chissà, ha raggiunto lo yacht e l'ha fatto partire. E ora si sta divertendo a pensare che siamo tutti spaventati. Certo. Tua moglie si sta divertendo. Ma insieme ai marinai. Ho sognato la morte di Charlie. È stato un brutto sogno. Un sogno spaventoso. Acqua, un po' d'acqua, per favore. È stato uno sbaglio, un grosso sbaglio. Non avremmo mai dovuto portarla con noi. Sono anni che insisto a dire che deve essere ricoverata e che ha bisogno di una lunga terapia del sonno. Ma chi è questo Charlie? Perché lo sogna spesso? E ora te lo spiego io. Era un marinaio di qui. È scomparso una notte durante una tempesta. E nessuno da quel momento l'ha più rivisto. Quando è successo? Credo 20 anni fa. È molto strano. A distanza di tanto tempo se lo ricorda ancora. Mi domando per quale motivo. E chi lo sa? È come una specie di ossessione. Charlie! Per lei fu un colpo terribile. Thank you.
nel sogno ho visto gli uomini che l'hanno assassinato. Basta! Ora basta! Non nominarlo mai più! Un momento. Perché continua a parlare di assassinio? Perché è una povera vecchia pazza! No! Non sono pazza! Lo hanno ucciso, sì! Ucciso! E voi lo sapete! Ancora la luce? Forse c'è rimasto. No, anche ieri notte è mancata all'improvviso. Accendete una lampada. Fermi, c'è qualcuno. Ma è Lorenzo. Idiota, non potevi avvertire? Ti sei divertito, eh? Sì, nel sogno ho visto anche le facce degli assassini. Sì, Elisabetta sragiona. Bisognerebbe darle qualcosa per calmarla. Ci penso io, ho un sedativo in camera mia. Vado subito a prendere. Purtroppo non c'è più niente da fare. Aveva disturbi al cuore. Soprattutto aveva una moglie troppo giovane. Sei un vigliacco, un lurido sporco vigliacco. Portami via Michele, non lo sopporto più. Smettila. Aveva l'abitudine di bere un po' di latte prima di dormire, con un sonnifero. Un'abitudine molto pericolosa. Specialmente se la dose non è giusta. Stai insinuando che l'ho avvelenato io, tuo padre? Sei una carogna. Adesso in famiglia abbiamo una vedova ricca. No, ti sbagli. Non sono la sola a ereditare qua dentro. Ci sei tu, c'è Michele, c'è Patrizia e Walter. Anche lui come genero ha il diritto di mettere le mani su una parte del patrimonio. Vuoi sapere una cosa? Hai ragione. Siamo proprio in quattro. Non è detto che tutti e quattro gli eredi vedano la luce del sole domattina. Voi non ci crederete, ma io vi dico che i morti ritornano. Un'anima insepolta può impadronirsi del corpo di un essere vivente mentre dorme. E costringerlo a fare ciò che vuole. È tutto chiaro nella mia mente. Io lo vedo. Nostro padre è stato ucciso da qualcuno di noi in stato di trance. Per ordine dello spettro maledetto che si aggira su quest'isola. Non c'è altra spiegazione.
forse ha ragione. Giulia era lì in camera con suo marito. Se ne sarebbe accorta se qualcuno fosse entrato per ucciderlo, non credi? È qui che ti sbagli. Giulia non era con suo marito. Era con me in camera mia. E smettila! Venite a vedere. È zia Elisabetta. Sembra agitata. Chi ci dice che non sia stata proprio lei ad avvelenarlo? Nessuno l'ha mai odiato come lei. Eravamo nella sua stanza stanotte. Sì, ma potrebbe essere tutto un alibi. Elisabetta ha gridato solo per attirare la nostra attenzione, ma aveva già avvelenato il bicchiere di latte. E secondo voi avrebbe ucciso dopo 20 anni per vendicare il suo caro Charlie? Può darsi. In tal caso noi saremo le prossime vittime. Noi c'eravamo quando Charlie è stato ucciso. Seguiamola. Forse riusciremo a sapere finalmente qual è la verità. Su. Su quella roccia. Andiamo. È laggiù. Ancora voi, andatevene. Non voglio vedervi. Perché mi avete seguita? Che cosa volete da me? Lasciate in pace una povera pazza. Che cosa ci fai qui, da sola? Là, là, avrebbe dovuto essersi un cadavere insanguinato. E come fai a saperlo? L'ho visto in sogno. E questo cadavere insanguinato di chi era? Di uno di noi? Il sogno era confuso. Era il corpo di una donna. Come vedi, il tuo sogno ti ha ingannato. È qui. Eccolo. È qui. Davanti a me, io lo vedo. È tutto coperto di sangue e ha gli occhi sbarrati. Guardate anche voi. È qui. Portatelo via, portatelo via, vi prego. Vi scongiuro. Chiudete quegli occhi. Forse è stata una disgrazia. Disgrazia? La chiami disgrazia? È stato un delitto! Questa è opera di un pazzo! Tuo padre muore. Carla anche. Ora è toccato a vostra sorella. Chi sono gli eredi? Tu, tuo fratello e Giulia. Se l'assassino è un pazzo,
pazzo molto astuto. Charlie, guardate, Charlie! È lassù! Ha ancora il vestito macchiato di sangue, ma è vivo, vivo! Ed è venuto per me, per me! Non l'avete visto? Era là, in alto. È tornato per vendicarsi. Bevilo tutto, ti aiuterà a riposare. Ecco. È stata una cosa spaventosa. Pensi anche tu che sia stata una disgrazia? No, anche per Carla è stata la stessa cosa. Nessuno ha voluto credere a un delitto. Potrebbe anche trattarsi di suicidio. Patrizia non era tipo da suicidio. Secondo me è stata assassinata. E zia Elisabetta ne sa qualcosa. Sono convinta che lo spettro del suo Charlie non è solo fantasia. Tu ne conosci la vera storia? Sì, mio marito mi ha detto qualcosa. Charlie era l'amante di zia Elisabetta. Quando fu ucciso, io so che c'erano tutti e quattro. Uberto, Lorenzo, Michele e Walter. Sono stati loro? Questa è una famiglia di pazzi. Ricchi, potenti, sadici. Si considerano al di sopra di ogni legge. Qualunque infamia commettano, sono convinti che non saranno mai chiamati a renderne conto. Sai perché quel disgraziato di Charlie fu punito? Non per aver seduto Elisabetta, ma perché si portava addosso una grave colpa, per loro inaccettabile. Era povero. Ecco perché penso che per Patrizia e Carla non si è trattato di disgrazia. E tutto questo è accaduto 20 anni fa. Circa 20 anni fa. Anche ammettendo che quello che dici possa essere vero, perché Elisabetta avrebbe aspettato tanto tempo per vendicarsi? Non c'è che una spiegazione. Nonostante le apparenze, anche Elisabetta è una malata di mente. Sarebbe felice di vederci soffrire e morire uno alla volta, lentamente. Niente, nessuna traccia dello yacht. Allora i marinai non erano ubriachi. Qualcuno deve averli mandati via di proposito. Oppure uccisi. Cosa vuoi dire? Lasciamo stare i fantasmi. C'è solo da pensare seriamente ad un pazzo assetato di sangue. E presto o tardi toccherà anche a noi. Sì, ma 3 morti nel giro di 2 giorni non possono essere dovuti alla follia. E perché no? Forse 3... sono pochi. Volete una semplice ipotesi? Giulia prima ha negato Carla e poi ha avvelenato suo marito. D'accordo con te. Sei un bastardo. Lascia perdere. Continua. Non arrabbiarti. La mia non è altro che una supposizione. Del resto ragiona. Che cosa mira Giulia? Eh? All'eredità. E così ci si avvicina. Perché non ne fai un'altra di supposizione? Zia Elisabetta. Potrebbe essere stata lei o un suo complice. Se Elisabetta ha un complice su quest'isola, questo non può essere che Charlie. Charlie è morto. Nessuno lo sa meglio di noi. No, aspetta. Walter voleva dire un'altra cosa. Chi ci dice che Charlie è morto realmente? E infatti era ancora vivo, se non mi sbaglio. Ve ne ricordate? Sì, era ancora vivo quando lo seppellimmo. C'è un solo modo per stare tranquilli. Bisogna disseppellirlo. Ma
Adesso anche loro tremano, i superuomini. Era un povero marinaio, ma li sta facendo morire di paura. Io spero solo di non essere coinvolta in questo sporco affare. Sicuro che sia questo il posto? Sì, sono sicuro. Io comincio davvero a pensare che Charlie non sia morto e che insieme ad Elisabetta abbia deciso di sterminarci tutti quanti. Ma è inutile perdere tempo. Qui non c'è nessun cadavere. O zia Elisabetta ci dice la verità, o dobbiamo trovare Charlie prima che ci uccida, ammesso che sia vivo. Incredibile. Ha lo stesso vestito da marinaio che aveva Charlie quando è morto. I morti non vanno in giro a commettere delitti. Portatelo via. Valerie, pensaci tu. Michele, un po' di cognac. È stata zia Elisabetta a nasconderlo là dentro. Non credi anche tu? Si diverte un mondo quando sente aumentare il battito della nostra paura. Ma chi giovano questi omicidi?
Michele! Giulia! Sono sconvolta, ho avuto tanta paura. Lo abbiamo trovato sulla spiaggia. Carbonizzato. No! Giulia! Giulia! Un po' d'acqua, presto! Giulia! Su! Coraggio! Dov'è Greta? Era stanca. Forse è andata a dormire. Non avresti dovuto lasciarla sola. Greta. Greta. Dorme. Svegliala. È meglio stare insieme stanotte. Greta. Svegliati. Greta. Vedete? Guardate voi stessi.
Siete convinti? Ora? Charlie tra poco sarà qui. E anche voi due pagherete con la vita il vostro ignobile delitto. È inutile. Non penserai di fermarlo con un semplice fucile. No! No! Non riuscirete a uccidere il mio Charlie per la seconda volta! Michele, cos'è questo fumo? Non lo so. Ho visto qualcuno, gli ho sparato, ma è stato inutile. Là, dietro quella tenda, come un fantasma. Non vi divertite più, eh? È arrivata la vostra fine! Basta! Basta! Non farmi saltare i nervi! Sarai capace di tutto! Zitti! Tu sta attento a Giulia! Io vado a vedere fuori! Giulia! No! Cosa vuoi? Cosa significa questo? Perché? Per tutti, prima o poi, arriva il momento della resa dei conti. Quel mostro là fuori è tua figlia, non è vero? Dalla relazione con il tuo adorato Charlie, tu sei rimasta incinta, o sbaglio? Poi sei partita da sola per un lungo viaggio intorno al mondo. E così, lontana da tutti, è nata tua figlia. Ora il cucciolo è cresciuto ed in segreto è diventato una tigre. Sì, è mia figlia.
Uccidi me, ma non farle del male. Sarebbe troppo comodo. No! È l'unica cosa vera che mi rimane. È tutta colpa mia. No! Non ho che lei al mondo! Questi sono colpi veri. Non a salve come quelli che hai messo nel fucile di Michele quando ha sparato al fantasma. Vere, può ucciderti. Come hai fatto a capirlo? Non potevi essere che tu. Sei l'unica di cui non è stato mai trovato il cadavere. È vero. Quel giorno feci finta di annegare. In realtà sparì sott'acqua e mi allontanai. Da lontano mi vidi in preda al panico. E fu la prima grande gioia della mia vita. Il primo inebriante sapore della vendetta. E adesso che cosa intendi fare? Come hai fatto a mantenere il segreto per tanto tempo? È una lunga storia. Raccontala. Abbiamo tutta la notte davanti a noi. Dove sono le candele? Tu sapevi chi era. Hai capito che era Carla che uccideva. E nonostante il rischio che correvi, non hai fatto niente per fermarla. Perché? Che qualcuno uccidesse i miei parenti era una soddisfazione che valeva qualsiasi rischio. Dove sono le candele? Se pensi che ti seguiremo docilmente, ti sbagli. È l'ultimo avvertimento. Le ho nascoste dietro una roccia, in una buca. Lasciami, maledetta! No! 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 No!
lei. No, no. Thank you.